Buonasera e benvenuti a tutti. Buonasera anche a Instagram, buonasera a Facebook. Allora, siamo arrivati in estremi stasera, ma siamo arrivati. Siamo qui nel corso di Parma. Faccio della sala solo a Facebook. Ok, eccola qua. E invece Instagram no. Perché Instagram... Così. Eccoci qua. Fatto anche Instagram, perché sono tutti contenti e siamo a posto. Allora, molto importante l'argomento di questa sera, che tratterò in modo abbastanza veloce. E non ho messo il titolo perché era troppo lungo e su Instagram non ci sta. E il titolo è questo: la tua felicità non dipende da ciò che accade, ma il significato che tu attribuisci a ciò che accade. Perché? Ciao caro! Allora, qual è il senso di tutto questo? Che l'uomo può dare un'infinità di significati diversi allo stesso evento. E quindi questo ti condiziona, perché se ci sono più persone che vivono lo stesso evento, ma tutte le persone danno un significato diverso, quindi cosa vuol dire? Che noi possiamo vivere tutto al meglio o tutto al peggio. E allora, se continuiamo i discorsi che abbiamo fatto fino ad oggi, che tutti voi mi dite sempre che avete obiettivi facili o difficili? Difficili. Obiettivi che fino adesso non avete raggiunto, perché se no non sareste qui a guardare questa diretta e non vedreste, magari siete persone che hanno partecipato ai nostri corsi o che vogliono partecipare, non vedreste ai corsi. E allora cosa vuol dire? Che quando io mi fisso gli obiettivi nel lungo periodo, che sono difficili, che io fino ad oggi non ho ottenuto, devo capire che devo tarare la mia personalità, tarare la mia mente a dare un significato costruttivo alle situazioni che avvengono, piuttosto che lasciare la mente in modalità automatica e lavorare di istinto. Perché? Perché il nostro istinto ci porterà sempre a avere più paura di perdere qualcosa rispetto a rischiare per ottenere un qualcosa. E quindi se io non vado a fare questo lavoro, se io non smetto di lasciare la mia mente in modalità automatica e non inizio a prendere il controllo dei miei pensieri per iniziare a fare che cosa? A dare un significato costruttivo quando la situazione si fa difficile. Perché se vi ricordate, io ve l'ho detto più volte, noi tendiamo tutti a sopravvalutarci quando la situazione è facile. Ma quando la situazione diventa difficile, quindi è lì che fai la differenza per raggiungere i tuoi obiettivi, ok? Allora è lì che tu... Ciao a tutti, ciao, grazie. Allora è lì che devi prendere in mano la situazione, smettere di lasciare la modalità automatica della tua mente e iniziare a indirizzare il tuo focus su come dare un significato costruttivo a quelle difficoltà che stai vivendo. Perché? Perché noi impariamo attraverso l'errore e la ripetizione, numero uno. Quindi se tu vuoi ottenere risultati che non hai mai ottenuto, devi fare cose che non hai mai fatto. Bene. E quindi, ciao a tutti gli amici anche di Life in Fuerte, ciao! E quindi cosa voglio dire? Che se tu devi fare cose che non hai mai fatto, però continui a pensare come hai sempre pensato, che magari è esattamente come pensa il 90% delle persone, ok? Che pensa di fissarsi un obiettivo, poi non fa nulla e si lamenta e non raggiunge niente di rilevante. Allora, che cos'è che ti voglio dire? Se tu non inizi a fare un lavoro su te stesso, se tu non inizi a prendere il controllo dei tuoi pensieri, continuerai a restare prigioniero dei tuoi pensieri. E quindi devi sapere che noi, quando ti faccio un esempio veramente banale per farti capire, quando noi nasciamo, ok, siamo come un archivio vuoto. Nel tempo noi iniziamo a fare esperienze, con le esperienze noi riempiamo questo archivio e le esperienze le andiamo a classificare nei vari scaffali, eccetera, eccetera. La nostra mente agisce in due modi, due, una intuitiva e una razionale. Quella intuitiva è veloce, lavora per associazioni e non è dispendiosa a livello energetico. Quella razionale è lenta e pigra ed è molto dispendiosa a livello energetico. Quindi cosa voglio dire? Che se io arrivo a un evento, e quante informazioni ho ogni giorno? Tante o poche? Esatto, quindi non le lavoro con la mente razionale, le lavoro con la mente intuitiva. Quindi quando arrivo a un evento io tendo a dare un significato associandolo al mio passato, perché
La mia mente lavora per associazioni, va nell'archivio, confronta solo con il passato, quindi confronta il presente con il passato e quindi non si mette a elaborare una strategia per affrontare le difficoltà e arrivare nel lungo periodo. Dà un significato intuitivo. Questo significato, se tu non lo inizi a controllare, se tu lasci la tua mente in modalità automatica, sarà sempre rivolto a darti un atteggiamento che non è costruttivo, non è proattivo, non ti porta a tirar fuori il meglio di te. Ti porta piuttosto a prendere una decisione più prudente. E allora se io so che voglio raggiungere obiettivi difficili e per raggiungere gli obiettivi difficili, per fare la differenza, devo proprio fare la differenza quando la situazione diventa molto delicata e difficile, se io non controllo i miei pensieri, se io lascio la mia mente in modalità automatica, quali risultati mai otterrò? E allora se tu vai ad acquistare le strategie, se parliamo di business, se vai ad acquistare le strategie ad allenarti anche in palestra, se parliamo di sport, se vai ad allenarti per cercare di sviluppare relazioni, ad acquistare strategie per comunicare in modo persuasivo, per le tue relazioni sentimentali, per la negoziazione al lavoro, per quello che ti pare. Se tu fai questo, ma non hai la personalità, non hai la mentalità vincente per metterla in pratica proprio quando ti serve, ovvero quando la situazione si fa difficile, mi spieghi come potrai mai ottenere questi risultati che tutti voi dite che volete raggiungere, risultati, obiettivi difficili? Come fai? Quindi la nostra mente è esattamente come un muscolo. Se tu non l'alleni, resterà una mente non allenata, resterà ancorata al suo istinto e il tuo istinto ti porterà sempre a prendere la decisione più prudente, che non è quella che ti porterà sicuramente a lungo periodo, anzi, spesso ti porta a prendere anche la decisione più veloce e comoda. Quindi allora qual è il punto di volta? Devo iniziare ad allenare la mia mente e a gestire le mie emozioni. Come si fa? Chiaramente è un argomento che trattiamo stasera al corso, che abbiamo visto lunedì, lo vedremo stasera, e domani a Bologna, lunedì a Reggio Emilia, oggi a Parma e domani a Bologna. Ma come si fa? Ti do due spunti. Allora io devo crearmi delle sfide, ti faccio l'esempio più banale del mondo, perché tu possa capire la filosofia che c'è dietro, ok? Se tu sei in palestra e ti stai allenando, ci sono persone che quando arrivano a sentire il dolore del muscolo, mentre fanno, ti faccio l'esempio, gli squat, iniziano a sentire che il muscolo inizia a far male, boh, vuol dire che siamo arrivati, abbiamo fatto abbastanza. Questa è la maggioranza delle persone. Un ulteriore piccolo gruppo di persone dice proprio quando fa male è da lì che devo iniziare a contare e quindi è da lì che io alleno la mia volontà, è da lì quando io sento il dolore che alleno la determinazione ed è lì che alleno la mia mente a non accontentarsi di quello del punto più semplice ma a ricercare un punto ulteriore. Questo allena la tua mente a fare che cosa? A reagire di fronte al dolore, la pressione e la tensione non mollando ma andando oltre, spronandoti a fare più uno. Questo è un piccolo esercizio. Allora la nostra volontà, la nostra determinazione va allenata. Se tu non l'alleni costantemente, settimanalmente, con degli esercizi pratici come quello che ti ho appena spiegato, tu non otterrai mai nulla di rilevante, perché quando la cosa si farà difficile tu darai un significato non costruttivo, ma darai un significato di comodità, darai un significato di paura, che ti porterà ad accontentarti. Questo ti impedirà di attuare le strategie che vai a studiare nei libri, che vai a comprare nei corsi di formazione, che guardi nei video, e quindi ti porterà a ottenere risultati che hai sempre ottenuto, niente di più, niente di meno. Il punto è semplicemente questo: se tu prendi consapevolmente questo atteggiamento, va benissimo, l'importante è che però dopo non ti lamenti, ok? Perché i tuoi risultati sono la conseguenza logica delle tue decisioni, dei tuoi pensieri, del tuo modo di pensare, della tua personalità, della tua mentalità. Bene signori, io stasera faccio una diretta un po' breve perché sono le 7 e devo aprire l'aula. E ho messo un link in cui, non su Instagram, su Instagram arriveremo e lo metteremo, in cui puoi andare su una pagina, su un opt-in, mettere i tuoi dati e ricevere gratuitamente 2 videocorsi gratuiti da mezz'ora cada uno e poi sarai invitato con un'ulteriore mail
a un corso di formazione gratuito in aula, Parma, Reggio Emilia, Bologna. Puoi fare il percorso online se sei a distanza e stai collegato con noi, perché abbiamo sempre, come abbiamo lanciato con Life in Fuerte, una bella iniziativa in cui andremo a fare un corso vacanza di una settimana dal 13 al 20 giugno, ok, Fuerteventura, in cui parleremo proprio di quali sono le strategie più importanti, più efficaci da attuare nel business per crearsi un business il più possibile automatizzato. Non voglio dire automatizzato perché non voglio che tu confonda, che pensi che noi siamo persone che ti facciano avere la mentalità del guadagno senza fare nulla. Non è così. Per guadagnare dei soldi, slegando il tempo dal guadagno, dal profitto, bisogna investire molte risorse in termini sia di tempo, di energie, soprattutto all'inizio. E poi dopo è chiaro che ci sono business più o meno automatizzabili e quindi poi avrai le strategie per renderli, per automatizzarli il più possibile. Non tutti i business sono uguali, non tutti i prodotti e servizi sono uguali, bisogna avere, infatti parliamo di questo, avere fare un'accurata analisi della situazione, di mercato, di prezzo, di posizionamento e tanto altro. Quindi per quello tutte le informazioni sono sulla pagina Life in Fuerte di Facebook. Ok, mandate una mail informativa, una richiesta informativa se volete anche nella mail info@warriorsproject.it. E che altro dire? Continuate a seguirci, noi metteremo sempre video di valore, ma video che vi spingeranno a prendere una decisione, a venire in aula o a fare il percorso formativo, perché il semplice video ti deve stimolare a fare azione, a capire che se non investi su te stesso, se tu per primo non credi in te stesso, quindi non investi in te stesso, nessun altro lo farà per te e quindi ti stai solo prendendo in giro. Bene, per stasera è tutto, io ho da fare, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!